Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a fare un ripasso dei comandi imparati in precedenza, per esempio dei comandi curve, del fillet, e impareremo dei nuovi comandi per la modifica dei solidi, per esempio il trim e l'intersect. Allora, io vi lascerò questo file in descrizione, quindi dovrete soltanto cliccare sul link e scaricarlo. Andremo subito a ridurre l'opacità del canvas semplicemente cliccando sulla tabella Transparency a destra sotto il display e andando a ridurre il grado di opacità del canvas. Questo principalmente per un motivo che se no, altrimenti non vediamo le linee. Poi, allora, possiamo passare dalla prospettiva, voi sarete in questa situazione, credo, e possiamo passare all'ortografica. In modo da non vedere, cioè in modo da essere sicuri che sia una vista ortografica e anche un modo per lavorare meglio. Poi, allora, per iniziare questo esercizio inizierei dal top, quindi ci posizioniamo in top, possiamo anche ruotarci di 90 gradi se vogliamo, per avere la forchetta dritta, togliamo la griglia, che in questo caso non ci serve, e andremo a disegnare più o meno le curve della nostra forchetta, provando a rimanere teorico. Allora, cosa significa rimanere teorico? Significa, in pratica, noi dobbiamo provare a rimanere sullo spigolo vivo senza toccare il fillet. Per esempio, in questo caso, noi dovremmo andare così con la curva, giusto? Ok, in questo caso la creiamo di secondo grado. Muoviamo un po' a destra e la spingiamo in dentro. Ok, poi soltanto fare di secondo grado. Continuiamo così. Vi preannuncio già che ne faremo soltanto metà e poi andremo a simmetrizzarla. Vi farò anche poi vedere come simmetrizzarla, dato che andiamo a stamparla sul bordo. Andremo anche a simmetrizzarla, quindi ormai è un comando veramente semplice, non c'è nulla di troppo complicato. Allora, andiamo a modificargli leggermente la curvatura. Poi qua, come possiamo vedere, c'è un pezzo dritto, quindi queste due andranno un po' più in dentro. Quindi qua prendiamo di nuovo la nostra curva, che possiamo anche solo tirare come linea. Prendiamo di nuovo questo bordo. L'importante è farne diverse, non solo una. Poi se, tipo in questo caso, ho sbagliato perché aveva una curvatura al centro. Possiamo andare a selezionare la curva, andiamo a cambiargli il grado da 1 a 2 qua a destra dove c'è sopra il display, gli diamo accetta con la barra spaziatrice oppure cliccandoci sopra, riselezioniamo il CV e possiamo di nuovo muoverlo. Ok, in questo caso questo è anche un po' troppo in alto, quindi prendiamo il CV con il pic CV e poi col comando move andiamo a spostarlo. E il nostro profilo della nostra forchetta è benché finito. Possiamo ancora fargli un'altra curva qui. Ci snappiamo ora vi faccio vedere lo snap con Alt sulla griglia. E poi ci muoviamo verso destra, quindi col tasto centrale, ovvero quello della rotella, per capirci. Allora poi andiamo a muovere il nostro. Eccoci qua. Togliamo di nuovo la griglia che ci disturba. E possiamo andare a unire questi due. Perché l'ho fatto così? Perché poi semplicemente sullo spigolo andremo ad applicare un fillet che andrà poi a far seguire l'andatura della curvatura della nostra forchetta. Quindi andiamo a prendere questo, lo spostiamo leggermente e voilà, la nostra forchetta e il profilo è bel che fatto. Ci mancano ancora i dentini. Vabbè, anche qua è molto basica come storia. Prendiamo sempre il nostro comando curva, curva, spostiamo in qua. Faccio vedere anche un pochettino per farlo più veloce. Lo ritiriamo in qui, in giù. Prendiamo, muoviamo. Questo caso ho sbagliato perché credo di aver cliccato due volte, quindi come vedete abbiamo una curva di 2 gradi con due CV attaccati. Ok, lo spostiamo. Un big nothing ogni volta che dobbiamo riselezionare una curva, dobbiamo rifare big nothing in modo che ci sia delle selezioni.
Allora, possiamo riselezionare questa curva, facciamo CTRL-C, CTRL-V, poi selezioniamo il move e la ritiriamo qua dentro. E poi prendiamo di nuovo il comando curva per farci l'ultima. In questo caso che abbiamo solo creato un punto, abbiamo fatto pick nothing, il punto rimane, quindi dovremmo andare a selezionarlo, come qua ci saranno due punti, vedete? Quindi dovremmo andare a selezionarlo e cancellarlo. Potremmo anche semplicemente riprendere queste due, selezionare Move Pivot, andiamo a fare copia e incolla qua. Ok, in questo caso vediamo che non è giustissimo, quindi andiamo a prendere Pixiv e lo spostiamo leggermente. Ok, poi per ottenerla a mezzeria perfetta facciamo ricomparire di nuovo la griglia, così capiamo qualcosa. Prendiamo una curva con Alt, la steppiamo sul centro della griglia e poi la muoviamo leggermente a sinistra. Allora, selezioniamo questa curva, la possiamo cancellare, riselezioniamo la curva di precedenza, la spostiamo sulla Z X e poi possiamo stepparla con CTRL sui nostri punti. Come vedete, sto snippando qua oppure sto snippando qua. Secondo me è più giusto snipparla sulla curva di destra precedentemente creata, in quanto questi denti sono profondi tutti uguali. Quindi riselezioniamo il pivot, facciamo la stessa cosa qua, con CTRL e ALT. Poi possiamo o trimmarla, ma quello è un comando che vi spiegherò in seguito. E voilà, il nostro profilo della nostra forchetta è fatto. Adesso dobbiamo andare a fare un MS draft di queste curve e poi trimmarle con queste altre che andremo a creare adesso. Quindi io vi velocizzo questo passaggio. Allora, in questo caso per non deformare, siamo sul punto della forchetta, in questo caso per non deformare le due curve possiamo andare a prendere lo strumento Estendi, ci facciamo un doppio clic, controlliamo che sia Extrapolate e Distance, non Along e col Merge attivo, in modo che non ci crei due curve. Ne andiamo a fare intersecare, così siamo sicuri che questa non è stata deformata e questa non lo è. Anche se questa dovrebbe andare un po' più in giù, quindi mettiamo un po' in su. Ok. Allora, quindi, dato che sono intersecate, possiamo usare questo strumento, il Cut Curve Section Tool. Ci chiede di selezionare la prima parte e la seconda sul quale trimmarlo, quella da tenere e quella sulla quale trimmare. Ok. È abbastanza intuitivo, secondo me, non c'è niente da approfondire. Sì, possiamo poi abituarci con l'uso. Allora, quindi andiamo a fare un'altra curva qua sulla punta. Qua, come ho fatto vedere prima, vabbè, io in questo caso aspetterei e li farei tutti nello stesso momento le curve da tagliare. Andiamo a estenderci questa. Molto semplice, basta cliccarci sopra e lei te le estende in automatico. Ok, adesso andiamo a selezionare la seconda curvatura che non è fatta così.
Direi che ci siamo, quindi possiamo trimmarle entrambe, selezioniamole entrambe con lo scorrimento, diamo invio e poi selezioniamo il nostro taglio. Ok, facciamo la stessa cosa anche qui. Dobbiamo prima estenderlo, quindi andiamo su Object Edit, Extend, lo estendiamo, poi selezioniamo Curve Section Tool, selezioniamo il primo da tagliare, il secondo come strumento di taglio, quindi in questo caso abbiamo due strumenti di taglio. Ok, e quindi le nostre curve sono fatte. Ok? Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare un msdraft, quindi prendiamo tutte le curve, andiamo su Surface, chiudo le altre tendine così almeno vedete meglio. Andiamo su Surface MSDraft e lei ci creerà l'MSDraft in questo caso con la direzione verso destra, sulla Y positiva. Andiamo a creare qua su questa freccina ci dice quanto sarà lungo l'MSDraft, a noi serve almeno della lunghezza della forchetta, quindi così è già più che abbastanza, siamo un po' abbondanti. Ok, facciamo la stessa cosa anche No, prima mettiamo i fillet, che è meglio. Adesso possiamo farci un layer, quindi per fare un layer prima dobbiamo fare comparire la layer bar. Quindi toggle layer bar, ok. Qui c'è già il layer dei canvas che è unpickable, quindi con la selezione che non potete piccarlo, facciamo un nuovo layer. Lo chiamiamo curve, selezioniamo per adesso le curve che non ci servono, anzi lo facciamo che le msdraft delle altre, così poi le mettiamo tutte sullo stesso layer. Ok, una volta selezionate possiamo fare di nuovo draft, questa volta verso la z positiva. Direi che così basta avanza, intanto che non andremo a spostare. Si potrà sempre modificare il msdraft comunque. Ok, quindi facciamo più curve. Troviamo che ci abbia fatto tutto molto bene. E selezioniamo, andiamo ad assegnare curve. Facciamo un nuovo layer. Chiamiamo superfici. Quindi andremo a selezionare solo con Pick Surface le superfici. Ok, nascondiamo le curve. Perché sono andato a selezionare superfici? Perché avevo messo quando è giallo, vuol dire che è come default layer, è impostato. Sarebbe questo qua. Quando ci cliccate sopra diventa giallo, vuol dire che è impostato come default layer. E quindi tutto quello che andate a creare non, cioè andrà a finire su quel layer, dato che si chiama default layer. Qua abbiamo fatto, me ne sono dimenticato di un pezzo, ma vi faccio vedere come trimmare velocemente un oggetto. Allora, è tutto quello che facciamo per finire su default layer. E quindi in questo caso se facessi un fillet andrebbe a finire su superficie, questa almeno è un po' più corretto e ordinato. Comunque, mi sono dimenticato questo pezzo qua. Velocemente andiamo a proiettare. Su questa superficie col comando project clicchiamoci due volte così ce lo apre. Col comando project andiamo a proiettare in Z su questa superficie questo bordo, ok? Vediamo che ci creerà una curve on surface sul bordo della superficie sul quale siamo andati a proiettare. Selezioniamo la superficie da tagliare, selezioniamo il lato da tenere, come vediamo in basso a destra possiamo dirgli di tenere, cancellare oppure dividere. In questo caso noi vogliamo tenere questo lato e voilà, il nostro trim è fatto. Andremo a fare una cosa molto simile sulla forchetta una volta che abbiamo finito di fare le differenze booleane, dei fillet. Possiamo anche andare su layouts, all windows oppure anche solo front, left, prospective. Ok, in questo caso sì, ci siamo. Ok. Non so se vedete bene. Ok, però almeno abbiamo un riferimento su come mettiamo i fillet, ok? E non dobbiamo andare a switchare ogni volta la vista col cubettino. Poi per
semplicemente per farla comparire del tutto left, clicchiamo qua in alto a destra, oppure in prospettiva clicchiamo sempre in alto a destra, poi possiamo andare in layout e rimettiamo solo prospettiva. In questo caso non è comoda questo qua. Adesso allora andiamo a creare i nostri fillet. Sto andando lungo, mi sa di sì. Andiamo a creare il nostro fillet e 5 un po' poco, mettiamo sempre 1 come avevo già fatto vedere, e cordale, cordal length, mettiamo il G2, così almeno la luce correrà meglio. Adesso vi dico già che non ho scalato il modello con le giuste dimensioni, quindi c'è il modello, i canvas, non li ho scalati con le dimensioni di una forchetta, ma li ho messi e dimensionati soltanto giusti tra di loro. Abbiamo 375, adesso ve lo utilizzerò anche questa parte dato che lo sapete già fare, cioè dato che ve l'ho già fatto vedere, così almeno non risulterà troppo noioso questo tutorial. Se il fillet non funziona quando date invio è perché abbiamo una dimensione cordale troppo alta. In questo caso abbiamo poco spazio sui bordi, quindi non sarà più di 75, mi sa. Ok, tipo vediamo che 50 va già abbastanza bene. Adesso andiamo a fare l'altro lato, quindi possiamo farci un altro layer, new layer, e lo chiamiamo left surf left, okay. E andiamo a selezionarlo con piece surface. Potremmo anche fare una cosa molto più semplice, andarlo a selezionare dalla vista left, facciamo tasto destro sopra il layer, facciamo segno, andiamo sulle superfici, questo lo chiamiamo surf top, ok, nascondiamo queste e poi andiamo a cambiare il layout Windows top e prospettiva. Mi chiedo io perché non me l'ha girato, ci vuole proprio far smaniare, vabbè, meglio di niente, dai. Allora possiamo andare qua. Adesso gli facciamo un bel fillet sul bordo di questo.
possiamo andare a modificare la superficie prendendogli l'ultimo CV e spostandogli un po', anche se questo ci distrugge il lavorone che abbiamo fatto sul teorico, quindi dovremmo prenderle entrambe le superfici. Dovremmo andarlo a prendere entrambe le superfici per il pixel. Andiamo a fare una modifica, lo tiriamo leggermente indietro in modo che il fillet rimanga più schiacciato, ok? Vediamo anche dall'altra se possiamo fare la stessa cosa. Ok, andiamo a prendere il PCB, ci spostiamo un po' verso l'alto, ok? Quindi andiamo a selezionare tutto e togliamo il CV e andiamo a simmetrizzarlo. Poi c'è la parte divertente del trim, non disperarmi. Andiamo a simmetrizzare il tutto, quindi andiamo a prenderla con Pick Surface. Possiamo fargli una simmetria virtuale, come questa per esempio, però cioè, la cosa bella sono che le modifiche che gli facciamo da un lato le fa anche dall'altra. Oppure adesso andiamo a fargli una simmetria reale. Ah, sì, seleziona col tasto destro, tenendo premuto. E c'è simmetria, ok? La simmetria reale è molto facile da realizzare, quindi prendiamo le superfici. Ah, aspetta, no, lasciamo ancora la simmetria virtuale, in quanto dobbiamo ancora trimmarle, ok? Quindi adesso andiamo qua, ci togliamo la vista dal top, mettiamo solo più prospettiva, selezioniamo tutte le superfici, dovremmo spostare queste verso l'alto. È una cosa abbastanza basilare perché se noi spostiamo questo verso il basso non sappiamo l'esatto orientamento, in quanto non basta. Bene. Dato che non basta, possiamo ancora rimediare mettendo il pivot al centro dell'oggetto e facendo una proportional scale sull'asse Z. Ok. In modo che tutte le superfici siano scalate in asse Z e vada bene per trimmarlo. Adesso capirete perché ho fatto questo. Adesso possiamo veramente nascondere i canvas e togliere la selezione, la simmetria del top, dato che è abbastanza inutile. E fare una. Cioè, anche qua. Per velocizzarvi il lavoro, adesso vi faccio vedere come si fa l'intersect che troviamo tra Surface Edit sopra il comando pre, teniamo premuto col tasto destro, ci apre la tendina ed è Intersect Tool. Intersect in pratica capisce dove c'è un'intersezione tra una superficie e le altre. Come vediamo, ci crea una cos. Ok, però in questo caso è abbastanza macchinoso andarle a selezionare tutte. Ok, in questo caso, dato che non sarebbe un lavoraccio andarci a selezionare ogni singola superficie, possiamo andare su la barra dei layer, facciamo pick object sulle superfici left, così almeno cioè, se le seleziona già tutte, e poi gli facciamo pick object, cioè, e poi facciamo una selezione a tendina su tutte le superfici, in modo che lui ci vada a creare tutti i lati da trimmare. Poi in questo caso per trimmarli, tutte le cosse intendo, in questo caso per trimmarle andrebbe usato il trim, e per ogni faccia, per ogni superficie, andrebbe fatto questo lavoro. Ok? Per velocizzare sempre questo, possiamo fare così. Andiamo a selezionare tutte le superfici e gli andiamo a mettere le croci su ognuna di esse, sia sotto che sopra. Mi sono dimenticato questo qua. Ok. E andiamo a dirgli discard, ovvero cancellamele. Ok? In questo caso me ne c'è saltata una qua. Comunque almeno è un po' più veloce. Questa? Ok, non era importante, va bene. E ci velocizza abbastanza il lavoro. L'unica cosa, adesso dovremmo rifarlo anche dal top. Quindi ci mettiamo in top, usiamo il comando trim, selezioniamo, potremmo anche farlo soltanto un lato per volta, ok? E poi possiamo continuare così. Dobbiamo solo ricordarci che in questi casi dobbiamo anche selezionare queste due.
Anche in questo caso dobbiamo selezionare questa, il lato interno e il lato esterno, se vogliamo fare di tenermele. E la nostra forchetta, il profilo della nostra forchetta è finito. Ok, questo potremmo anche cancellarlo. Adesso potremmo andare a simmetrizzarla, unirla e poi potremmo ancora fargli una simmetria virtuale di tutto, dato che abbiamo solo un lato. Ok, una simmetria virtuale. Vediamola un po' senza col toggle model, senza l'edge, però ha un problema, gli mancano i fillet sul bordo. Adesso io non voglio farmi impazzire, quindi eviterò di farlo in questo. Mi piacerebbe comunque introdurre i fillet perché sono una cosa molto che si. Cioè, pratica, i modelli sono fatti da quello. Cioè, il modello fatto bene da quello fatto male, fatto da come metti i fillet alla fine sulla superficie, in quanto qua mancano, dato che è tutto a spigolo vivo, ok? Niente, direi che per questo tutorial è tutto e ci rivedremo nel prossimo tutorial nel quale metteremo i fillet alla forchetta.